Tantra non nasce per fare figli, da quello che so io. Tantra nasce per un'evoluzione tua ancora, per usare quell'energia lì sessuale, che è un'energia come quella che ti so di è come, infatti dicono la morte, come si chiama, la piccola morte, perché quando fai sesso, ecco, se tu usi quell'energia lì per sviluppare delle potenzialità che l'uomo può avere, per aprire facciamo un esempio, aprire i chakra o quel che sono, queste energie qua che sono sconosciute, utilizzi il sesso per aprire queste cose qua, ma non per far figli. Non, allora dici, ma no, il sesso nasce per far figli. Ascolti la Chiesa Cattolica, tu fai figli, fai sesso solo per far figli. Non puoi farlo. Quindi questi sono secoli che andiamo avanti, che il sesso è solo per far figli. Allora, perché non ci spiegano che il sesso serve per sviluppare potenzialità dell'uomo invece non ci spiegano? Che magari riusciamo a vedere delle cose, eh? Perché mentre fai sesso, fai delle robe fuori di testa, riesci ad arrivare a livelli di consapevolezza fuori di testa. Perché non ce lo dicono? No, dobbiamo tenere nascosta sta roba e dire: dovete fare sesso solo per i figli. E quanti secoli siamo in ballo? E c'è gente che ci crede ancora, che si sente in colpa che ti fa sesso, si sente in colpa perché non fa figli, soprattutto i cattolici. Ma questo tutte le religioni, eh? Va tutte, non c'è bisogno solo i cattolici. Chiunque religione ti dice, a parte quelle indiane, un po' quelle indiane così, tipo il tantra, tutte per procreare, ci sarà un motivo, perché la religione fa parte sempre della società, già hanno creato per creare, per l'uomo tenerlo ingabbiato, ma il discorso è l'uomo ha delle potenzialità, il tantra può essere utile, perché magari ti dà questa. Allora, quando fai sesso, io so una cosa, che non è che sono esperto, però in quel momento lì l'uomo, ma anche la donna, che c'ha l'orgasmo, quel che vuoi, in quel momento lì non pensa a niente, giusto? Cazzo, guarda te, guarda mai, la meditazione è la stessa cosa. Arriva il livello di non pensare a niente. Quindi tu puoi utilizzare il sesso per arrivare a un livello senza pensieri, senza sentimenti. In quel momento lì l'uomo è felice, non ha sentimenti, non ha pensiero, né niente, non è vero, non c'entra niente l'amore. In quel momento lì che lui c'ha l'orgasmo, l'uomo, ma penso che la donna, io penso, parlo per me, in quel momento lì non si ricorda più neanche come si chiama, giusto? Dura un secondo. Ma quando sperimenti, probabilmente in quel secondo lì sperimenti quello che effettivamente dovresti sperimentare per tutta una vita. Nel senso che tu quando nasci e muori, dovresti avere sempre quello sperimento lì, essere felice, sempre, in quel momento, sempre in quell'istante lì, come fai? Col sesso dura un secondo, per quello diventa una droga dopo, capito? Perché tu sperimenti quella roba lì che vorresti sempre, ogni secondo della tua vita, e invece non puoi, perché ti dicono fai solo per. Se la fai male, poi anche, diciamo, non è che fa bene far sesso così, così. Non credo che faccia bene, perde energia, perdi qua. Allora, bisogna farlo in un certo modo. Ce lo insegnano? No, io non so come si fa il tantra, serio. Quindi, ce lo insegnano? No, ci dicono devi fare figli e basta. Quindi uno fa il figlio, ha avuto quel secondo lì di meditazione, ne fa tre, ne ha avuto 3 secondi di meditazione e finisce il cinema. La sua vita non è finita di merda. Perché dopo quel sentimento lì non lo trova più. Perché dopo c'ha 3 figli. Sì, è innamorato dei suoi figli, e allora questo qua è l'ultimo obiettivo della sua vita, è fare sesso e avere figli, no? Perché lui dopo, se, ma no, ma stiamo parlando di che cosa? Dipende, se tu dici sono un cattolico, va bene, hai fatto la tua vita, hai fatto 2 figli, sei felice, basta, credi a questa cosa qua, va bene, ma io sento che non è la verità, quindi a me i cattolici possono dire quello che c'è in voglia, per me non è vero questa storia. Non è l'evoluzione quella di fare un figlio e dire sono a posto, ma hai fatto un figlio, sono a posto. Però ti sto dicendo, il sesso, perché il sesso fa l'uomo? Perché c'è questa cosa qua, del secondo lì, che non capisce più niente. Quindi torno a quello che dicevo prima, che quando è che l'uomo è felice veramente? Quando dimentica neanche come si chiama? Come fai? Se non attraverso il sesso, le droghe, quella cosa lì, non puoi fare in altro modo. E dura poco. Sei a favore delle droghe? No. Che la gente è talmente infelice che usa le droghe, capito? Perché non ha altro metodo. Se no va dentro nella fogna del sesso e dopo lo fa male e si rovina, capito? Perché l'uomo è infelice. Quindi anche se tu fai 50 milioni di figli, fai quel cazzo che vuoi, arriverà un momento che dici, i miei figli dove sono? Uno è andato di là, l'altro è andato lì, e sei felice? Così fatto? Ah, ma facciamo la conta. Io ho fatto 10 figli, tu ne hai fatto uno, anzi tu non hai fatto niente. Tu sei un coglione, io sono bravo, ne ho fatto 10. Ah, tu, io e te moriamo tutti e due. Cioè, capito? Non è che tu non muori, io muoio. Cioè, capito? Siamo due coglioni e basta. Capito? L'abbia capito un cazzo nella vita, tutte e due, capito? Non è che io dico che non faccio figli, sono bravo, tu li fai, sei scemo. Io non ho detto questo, io sto dicendo chi la ricerca dell'uomo cos'è? La felicità. La felicità quando è che ce l'hai? Quando
quando c'è la pace quando ce l'hai, quando hai sentimenti, sentimenti quando ce l'hai, quando fai alcune pratiche. E tanti la cercano nel sesso, la trovano nel sesso, però dopo trovano solo il piacere, non riescono ad andare veramente nell'evoluzione.